primo tempo abbiamo uscito subito per fargli sentire che siamo pronti per quella partita. Poi abbiamo fatto gol. Ci sono i momenti nella partita che c'è i blackout anche, abbiamo avuto per un po' di tempo, diciamo 20 minuti. Poi anche loro hanno cambiato modulo di giocare, era, sai, quando sei in campo sei entrato con un modulo in testa, poi quando cambiano per adattare è un po' difficile. Diciamo che abbiamo avuto questo problema, poi nel secondo tempo siamo entrati bene con la testa giusta, abbiamo saputo che giocano così, poi è andata bene. Non era facile giocare contro di loro, però devo rispettare la maglia che ho addosso. Penso che sabato ho fatto quello che dovevo fare. Arrivasse una proposta milionaria, cosa faresti? Io non lo so, penso che quello lì non è il mio aspetto di sta lavoro. Penso che il mio lavoro è solo in campo, cioè il mio procuratore per fare quello e poi il direttore decide quello che vuole fare. Io per me ora voglio solo continuare a fare quello che sto facendo e spero che alla fine le cose possano andare bene. Sono ancora in debito, penso, con i tifosi. Non sono uno che mette oggettivo perché non so come va le cose. Penso che ogni partita devo solo pensare di fare qualcosa di positivo. E se faccio gol va bene, però per me basta che portiamo a casa i 3 punti. Se mi ricordo bene, tutta la partita che abbiamo fatto fuori casa abbiamo preso gol nel primo 20 minuti, primo 30 minuti. Diciamo che è una questione di attenzione, che abbiamo anche dimostrato nell'ultima partita in casa, che secondo me se superiamo quell'aspetto di primo 15-20 minuti fuori casa possiamo portare a casa un punto, anche 3 punti, perché se non prendiamo gol presto penso che possiamo fare qualcosa positivo.